Eccoci qua in diretta con Erika Badalassi. Ciao Erika, Ciao, buonasera. ciao a tutti. Ciao, ciao cara. Allora, nel frattempo che gli amici si iniziano a collegare qui in Facebook, mi sono collegato anche in Instagram, quindi ti aspetto anche di là, visto che stasera siamo in mondo visione, neppure il governo trasmette in multistreaming su varie piattaforme. Ok. Allora, nel frattempo che Erika va a prendere gli auricolari, noi nel frattempo, cari amici, possiamo iniziare a introdurre il tema di stasera. Il tema di stasera è molto importante. Quali sono le emozioni che stiamo provando maggiormente in questo periodo? E sicuramente le emozioni in questo periodo la fanno da padrona. Le emozioni sono il nostro stato di, diciamo, di risposta psicofisiologica a quello che sta accadendo, e sicuramente le emozioni di base le stiamo provando tutte in questo momento. Forse è un po' quella che qualcuno di noi prova meno, forse è proprio la gioia. Ma ditemi voi quali sono le emozioni che provate maggiormente in questi giorni. Ho fatto questa domanda agli amici all'interno della community PsyLife ed è venuto fuori un po' di tutto, e cioè il fatto che in questi giorni stiamo provando rabbia, paura, tristezza, preoccupazione. Spesso ci possiamo sentire in ansia. Non so se capita anche a voi a volte di provare queste emozioni. Ditemi un po' a casa vostra, quali sono le emozioni che più spesso in questi giorni ci sono? Perché basta accendere un telegiornale, basta aprire internet. Ecco, vedi, Rosa dice la paura. In effetti, la paura è un'emozione che si sta diffondendo moltissimo in questi giorni. Ed è proprio così. E la paura, come adesso parleremo e ci spiegherà anche Erika, implica tutta una serie di cose particolari che possono andare in una direzione di benessere o, nella maggior parte dei casi, anche di malessere se la paura diventa eccessiva. Allora, Erika, ci sei? Ok, Erika, allora, dicevamo, le emozioni in questo momento sono tante e variegate. Nella tua casistica, visto che anche tu sei psicoterapeuta, come me stai continuando a lavorare con le consulenze online, quali sono le emozioni più diffuse in questa fase? Allora, in questo momento l'emozione prevalente è l'angoscia, che molto spesso viene scambiata con l'ansia, ma sono due emozioni diverse. L'angoscia scatta nel momento in cui abbiamo una preoccupazione per il futuro e al tempo stesso non abbiamo il controllo di quello che avverrà, ci sentiamo impotenti. È una sorta di si manifesta come un peso sul petto con un senso di mancanza d'aria. L'ansia invece è un'emozione che scatta nel momento in cui abbiamo paura, ma ci spinge ad agire. Ora, in questo caso non abbiamo modo di reagire se non prevenendo, no? E quindi, ecco, sono due emozioni diverse che spesso vengono scambiate, ma hanno anche due modalità diverse per essere gestite. Quindi questo è un po' il problema di adesso, perché siamo tutti un po' preoccupati per la situazione che stiamo vivendo e il controllo che abbiamo c'è, ma è marginale. Ok, è una situazione in cui in effetti abbiamo poco controllo su quello che sta avvenendo e questo innesca tutta una serie di preoccupazioni che possono sfociare in angoscia. Spieghiamo anche agli amici, Erika, quali possono essere, diciamo, i sintomi più comuni che possiamo avere. Vediamo anche se sono quelli dei nostri amici qui in ascolto oppure se ci sono delle situazioni diverse. Allora, l'ansia generalmente si manifesta come uno stato di allerta, di tensione che spinge proprio ad agire, o attaccare o a scappare, appunto. Mentre l'angoscia è un tipo di paura che deprime, che ti schiaccia, che ti fa sentire proprio il peso sul petto, una sorta di mancanza di respiro, che ti fa sentire immobile, che ti immobilizza.
perché appunto ti fa fare tutta una sorta di previsioni catastrofiche alle quali non sai come reagire perché ti senti disarmato. Ecco, quindi sono proprio due cose diverse cosa dicono le persone. Non riesco a vedere i commenti. Allora, sì, i commenti si stanno arrivando qui in questo momento. Saluto Gilda, Gabriele, Lola, anche la nostra amica Federica Minardi, la nostra collega, bravissima. Bene. E c'era, appena abbiamo iniziato, una domanda, vediamo se la riesco a ribeccare qui in alto. Come possiamo liberarci dal passato? Come possiamo liberarci dal passato? Su questo voglio dire una cosa, Erika, a Paolo, che in effetti è una buona domanda, perché quello che sto rilevando, probabilmente, non so se anche tu nel tuo lavoro clinico, è che sostanzialmente una situazione del genere può fare da innesco, da trigger, a quelle che sono le problematiche pregresse, precedenti. Per esempio, una persona che aveva subito un'aggressione sul lavoro e quindi aveva subito un trauma, uno shock che l'aveva portata ad un disturbo post-traumatico, in una situazione del genere mi ha contattato che appunto gli si era rinnescato. Come possiamo liberarci? Molto spesso invece quello che mi capita è proprio la paura. C'è una persona che mi segue, che mi ha inviato una mail e che mi ha scritto che in questa quarantena si è resa conto che lei vive la normalità, quindi non solo questo periodo, che lei è sempre in quarantena. Quindi molto spesso mi è capitato, piuttosto che la paura, comunque ricordi passati, che si innescasse proprio la paura del futuro, nel senso, quando tutto questo finirà, io riuscirò a stare bene e non a tornare ad una realtà passata che non mi piaceva, me ne sono resa conto adesso in quarantena. Sono in quarantena, ma sono sempre stata in quarantena, quindi quello che rilevo di più è questo, più che non mi è ancora capitato che qualcuno vivesse come rinnescate certe sensazioni che le ricordassero qualcosa del passato, ecco. Ok, giusto, ci possono essere situazioni diverse, molto diverse, sto vedendo, diciamo, reazioni molto differenti. Paradossalmente è vero che sia tu, Erika, che diversi altri colleghi con i quali mi sono confrontato e anche diversi pazienti miei, alcuni la quarantena la stanno vivendo meno peggio, molto meno peggio di quello che pensavamo, rispetto dice, adesso come faranno questi poveri a superare questa situazione? E invece no, anche grazie alla psicoterapia, anche grazie, insomma, al nostro lavoro, molta gente che segue i nostri percorsi si sta sostanzialmente trovando la possibilità di trovare un nuovo equilibrio. È una sfida. Diciamo, sono due categorie, no, di persone. Allora, quelle che stanno traendo dei benefici da questa situazione, no, che si stanno e che ne stanno giovando, no? Quindi hanno recuperato tempo, hanno recuperato passioni, e invece ci sono quelle che, l'altra categoria, che sono invece quelle persone che tendono un po' a deprimersi, no? A vederne il lato negativo, che chiaramente ed evidentemente c'è. Allora, vero, vedo che c'è una domanda, no? Che mi dice, come possiamo liberarci da i giornalisti che fomentano l'angoscia di molti? Semplicemente evitando di guardare telegiornali, notizie, evitando di stare sempre lì compulsivamente a ricercare notizie su questo argomento, quindi spegnendo la televisione. Verissimo, e infatti una delle indicazioni che abbiamo provato a dare anche sia noi nel decalogo anti-corona stress, sia proprio gli organi ufficiali, quindi anche l'ordine degli psicologi, è quello di limitare le fonti di informazione, perché in effetti tutto sommato l'esposizione traumatica alla quale ci troviamo soggetti è un'esposizione sostanzialmente mediatica, visto che non usciamo di casa, non parliamo se non
in videochiamata o telefonicamente. Quindi il peso che le notizie hanno e come vengono fornite in questa fase qui è veramente notevole. Personalmente quello che sto facendo è cercando di informarmi una, massimo due volte al giorno, perché altrimenti ho notato che l'angoscia di cui parlavamo prima, non è che noi psicologi siamo di ferro o siamo immuni, e quindi diciamo dobbiamo in qualche modo non chiuderci, forse Erika, non so cosa ne pensi, a riccio, cioè schermarci, che può essere una reazione anche quella al trauma, cioè non voglio saperne niente, ma neppure lasciarci sommergere. Sì, sì, informarci, tenerci informati, perché è giusto così, ma senza andare alla ricerca compulsiva di informazioni, o anche perché alla ricerca di informazioni che ci diano delle risposte che non ci sono adesso, no? Quindi andrebbe ad aumentare l'angoscia e l'ansia. Quindi così vale lo stesso discorso per il fatto di parlarne continuamente, quindi parlare solo del coronavirus. È chiaro che se io vado a guardare con la lente di ingrandimento un problema, lo ingrandisco. Se io ne parlo continuamente, tutto il mio mondo, tutta la mia realtà ruoterà attorno al coronavirus. Ed è chiaro che non è una bella cosa attorno alla quale far ruotare la nostra vita. Ok, ci sono diversi amici che scrivono che hanno dei problemi tipo nodo alla gola, fame d'aria. Questi sintomi sono riconducibili, Erika, a quello che dicevi, all'angoscia? Allora, l'angoscia va più proprio quel senso, sì, di respiro corto, di fame d'aria, anche l'ansia però. Allora, l'errore che fanno le persone che hanno questa sensazione di fame d'aria è quella di continuare a cercare di incanalare ossigeno, pensando che appunto manchi l'aria. La verità è che è esattamente il contrario. Come fanno i nuotatori, no? Quando nuotano ad ogni bracciata buttano fuori l'aria in modo che poi sia possibile rincanalarla di nuovo. Quindi dovremmo allenarci, anziché, questo per ripristinare l'equilibrio, no, della respirazione, anziché a buttare fuori aria, cioè anziché cercare di incanalare l'ossigeno, fare il contrario, quindi di svuotare i polmoni affinché poi sia possibile riprendere ossigeno. Quindi è come se fosse una sorta di palloncino, no? Se è già gonfio perché è pieno d'aria, se noi continuiamo a buttarci aria dentro non c'entra, ecco che ci dà quella sensazione. Al contrario, dovremmo sgonfiarlo per poi poter farci entrare di nuovo aria. Questo lo possiamo fare, ti vedo bloccato adesso, però ti vedo bloccato sia su Instagram che su Facebook. Comunque, allora, stavo dicendo che questo, adesso non ti vedo proprio più, ok, adesso ti rivedo, qua su Instagram ti vedo. Qui si era interrotta, vediamo se riesco a ripristinarla anche in Facebook. Allora, nel frattempo possiamo continuare. Sì, allora, stavo dicendo che questa problematica della fame d'aria, quindi l'equilibrio si può ripristinare facendo un esercizio in cui ci immaginiamo la nostra torta di compleanno con tutte le candeline e soffiamo buttando fuori tutta l'aria per spegnere tutte le candeline, abbassando le spalle nel momento in cui andiamo a soffiare e spegnere le candeline. Intanto vedo delle persone connesse su Instagram che conosco, Giuseppe. Ciao Giuseppe. Gianluca. Ecco. E anche online dall'altra parte. Ok. Quindi per ripristinare il disequilibrio che abbiamo creato
cercando di portare ulteriore ossigeno, respirando e incanalando aria, possiamo fare l'esercizio proprio delle candeline, si chiama tecnica delle candeline. Quindi io mi immagino una torta di compleanno e per 3 volte io butto fuori tutta l'aria, tutta, lentamente, quindi inspiro velocemente, butto fuori lentamente per 3 volte. Questo 3-4 volte al giorno, fino a che giorno dopo giorno si ripristina l'equilibrio. Chiaramente, se c'è un problema di ansia alla base o di angoscia, bisogna risolvere quello. Certo. Rispetto a questo che dici della respirazione, ottimo l'esercizio delle candeline, e io a volte lo chiamo svuotare il canotto, cioè buttare fuori l'aria, ed è una tecnica eccezionale. E voglio ricordare agli amici che chi vuole approfondire questi argomenti su Psy Life, sul sito, abbiamo messo proprio in questo periodo gratuitamente a disposizione il primo modulo del Relax Lab del nostro videocorso sulle tecniche di rilassamento. Il primo modulo sono 4 lezioni, tutto sulle tecniche di respirazione. Quindi, se volete, potete, insomma, approfondire questo, e sicuramente sono tecniche molto utili che ci aiutano a, in qualche modo, a rilassarci e a tenere un po' e a gestire queste emozioni che possono essere forti in questa fase. Poi c'è il problema dell'insonnia, Erika, che diversi amici stanno giustamente menzionando. Te come stai dormendo in questi giorni, Erika? Io benissimo, io Alla sono grande. una che dorme, quindi Bene. quando vado a dormire mi sveglio la mattina e non, mi spengo proprio, mi spengo. Tu cosa Anch'io solitamente bene, vado a dormire un po' più tardi del solito in questi giorni, però la sveglia la lascio sempre puntata alle 6:25. E qualcuno mi dice: ma sei imbecille, adesso che potresti dormire un po' di più. È No, però ci giusto. tengo a non scombussolarmi gli orari, perché è chiaro che se facciamo tardi la sera, cominciamo a svegliarci tardi la mattina, siamo tutti il giorno in pigiama, eccetera, è anche normale che anche il ritmo sonnoveglia si vada ad alterare. Quindi questo dell'insonnia, che oggi leggevo un articolo che si sta diffondendo tantissimo tra gli italiani, Sì. anche perché, piccolo dettaglio, Conte, mannaggia lui, sempre verso le 10, le 11 di sera, si fa vedere. Oggi si è fatto vedere prima, però a quell'ora, insomma, poi, voglio dire, dormi un È po'. una cosa importante, mantenere il ritmo sonnoveglia e mantenere un po' la routine, le abitudini che possiamo mantenere, questa è una cosa importante, perché è chiaro che se iniziamo a stare in pigiama tutto il giorno, a stravolgerci completamente la vita, l'impatto emotivo di questo cambiamento è più forte e ha ovviamente delle ricadute sull'umore, sulla percezione della situazione. Quindi questa è una cosa importante, mantenere il ritmo sonnoveglia, mantenere la routine, mantenere le abitudini che si possono mantenere, anche per evitare di andare incontro a quelli che sono, ciao Andrea, anche per evitare di rischiare di andare incontro a quelli che sono gli effetti, della quarantena sul nostro stato di salute. Sai, no? Che alcune ricerche hanno valutato gli effetti psicologici della quarantena, che appunto che durerebbero anche nel post quarantena, no? Quindi appunto stati depressivi, confusione, disturbi post-traumatici da stress. Quindi anche per evitare questo è importante quello che noi facciamo ora, no? Quindi il fatto di mantenere una routine, il fatto di usare il tempo in più che abbiamo per chi ne ha di più, per fare qualcosa di costruttivo, in modo da farci trovare migliori nel momento in cui tutto questo sarà finito. Benissimo, benissimo, benissimo. Quindi, ragazzi, non mollate, subito la mattina, mettetevi il profumo, una bella doccia, corsetta sul posto senza uscire di casa, perché non si può. E comunque cerchiamo di mantenere alto il morale. Una cosa importante è di non indugiare in queste emozioni negative, perché se è vero che è normale in questa fase provare rabbia, provare tristezza, provare un po' d'ansia, un po' d'angoscia, la cosa che noi possiamo fare è non indugiare in queste emozioni, cioè fare
fare lo switch, aiutarci a spostarci da quelle sensazioni. Tu, Erika, puoi darci delle indicazioni pratiche che nella psicoterapia strategica vengono utilizzate molto, queste tecniche per riuscire a commutare e a spostarsi da quello che è negativo, vero? Sì, ma da quello che è negativo che cosa? No, per esempio le emozioni, dico la paura, l'ansia, l'angoscia, questi stati di tensione, che è normale provarli, la cosa che diciamo possiamo fare è, da una parte, probabilmente non scacciarli via, ma accoglierli, allo stesso tempo non lasciarci sommergere da questi, quindi trovare una sorta di dialogo costruttivo e di commutazione, di trasformazione di queste emozioni. Sì, allora, come dicevo prima, essendo che ansia e angoscia sono due emozioni diverse, devono essere trattate in modo diverso. Allora, mentre l'angoscia, quindi questa sorta di pensieri catastrofici sul futuro che ci invadono completamente, che ci fanno sentire appesantiti e anche un po' depressi, no? Allora, queste emozioni devono essere, dobbiamo farle defluire, e uno dei modi migliori per farle defluire è scrivere. Quindi dedicare volontariamente uno spazio durante il giorno a queste emozioni, perché non funziona l'idea di ho dei pensieri negativi, mi distraggo, cerco di non pensarci, perché pensare di non pensare è già pensare. Quindi, anzi, più si cerca di scacciarli e più ci si appiccicano nella mente. Quindi dobbiamo dedicargli uno spazio, assolutamente per iscritto, perché la scrittura, che è più lenta del pensiero, che ci permette di razionalizzare, di elaborare le emozioni, ci permette appunto di far defluire questi pensieri catastrofici, questa pesantezza, questa sensazione, e facendola diventare tollerabile, non facendola scomparire del tutto, perché in questo momento è normale essere un po' preoccupati, per cui ma considerandola, concedendosela e canalizzandola per iscritto, diventa tollerabile, diventa qualcosa di non più invalidante. L'ansia, invece, è tutta un'altra storia. E vedo che qui su Instagram una persona ha scritto, Mar ha scritto, paura e ansia si deve accogliere, ma cosa significa realmente? Poi mi chiedono, stanno chiedendo qual è la differenza tra paura e ansia. Allora, l'ansia è una reazione psicofisica del tutto normale della paura, per cui ogni qualvolta abbiamo paura di qualcosa, scatta come reazione psicofisica del tutto normale l'ansia. Ora, al contrario dell'angoscia, l'ansia e la paura si gestiscono in un modo un po' particolare, nel senso che anziché anche ancora una volta cercare di scacciarla, cercare di tranquillizzarci, ottenendo l'effetto di alimentarla, dobbiamo essere noi. Accoglierla vuol dire quello. Qui questa persona mi sta chiedendo che cosa significa accoglierlo. Accoglierlo significa tenercela, ma meglio ancora cercare di alimentarla di proposito e volontariamente, perché le emozioni in generale, la paura nello specifico, non può essere controllata, non possono essere controllate le emozioni, e ogni qualvolta noi cerchiamo di controllare la paura otteniamo esattamente l'effetto opposto a quello desiderato. Per cui, se è vero che ogni qualvolta io cerco di ridurre la paura paradossalmente aumenta fino a travolgermi, è anche vero che se io cerco di alimentarla, la paura si riduce e diventa gestibile. Il problema, benissimo, benissimo. Quindi diciamo, il problema della paura è proprio questo, nel senso che funzionale e molto sana la paura e l'ansia, perché ci permettono di reagire, no? Alle minacce in modo pronto e funzionale. Quando è che diventa disfunzionale e invalidante la paura e l'ansia? Quando il nostro pensiero fa sì che non ci spaventiamo di quello che stiamo provando e cerchiamo di reprimerlo. Lì
paradossalmente otteniamo che la paura e l'ansia aumentano fino a travolgersi e a creare un equilibrio psicofisiologico che può arrivare fino a quando. Ok, dobbiamo fare attenzione infatti a evitare quel tilt psicofisiologico, cioè di entrare in quella specie di ruota di criceto. Adesso Erika, mi sa che ti ho perso un attimo, ci sei? Io ti vedo e ti sento. Parla un po'. Ah, ok, perfetto, sì, benissimo. Allora, sì, diversi stanno dicendo come Graziella, io di notte dormo poco e male, mangio dolci, fumo, tutte strategie di compensazione, poi torno a dormire, di nuovo mi sveglio e ripeto il tutto. E rispetto a questo discorso appunto delle abitudini, che cosa possiamo fare, Erika, per riuscire a in qualche modo non aggiungere un problema sul problema? Allora... dipende molto da come noi scegliamo di gestire questo periodo, nel senso che è vero che è una situazione sulla quale abbiamo poco controllo, ma un margine di controllo ce l'abbiamo. Possiamo farci, come dire, consumare dal tempo, no? Oppure scegliere di utilizzarlo per fare tutte quelle cose che avevamo messo da parte, perché ci manca sempre il tempo, no? È quello che dicono sempre tutti, no? Che manca sempre il tempo per fare le cose, adesso ce l'abbiamo. Quindi utilizzare il tempo per coltivare noi stessi, per coltivare la nostra crescita, per coltivare un terreno fertile che poi sarà quello che ci permetterà di godere delle opportunità che ci saranno una volta che questa situazione sarà finita. C'è un detto che mi piace molto, che dice che l'ora più buia arriva poco prima dell'alba. Allora noi dovremmo prepararci emotivamente e psicologicamente in modo da poterne godere appieno quando arriverà. È vero, è vero. Mi ricordo che c'è anche un detto, diciamo, materano che dice più scura della mezzanotte non può essere, cioè, quindi dobbiamo sempre cercare di vedere che questa è una fase temporanea. Ecco, per esempio c'è una nostra amica che dice io non riesco a gestire bene la mia mente, mi sembra di impazzire, ed è una condizione... Allora, gestire bene la mia mente... Cioè, nel senso che non riesce a controllare i pensieri, non riesce a decidere cosa pensare, cosa sentire, perché se è così, perché non è possibile, non si possono controllare le emozioni, non si possono controllare nemmeno i pensieri. Guarda, l'altro giorno, l'unica volta che sono uscita di casa in 15 giorni, che sono uscita proprio a... correre intorno a casa, stavo correndo e stavo ascoltando un audio. A un certo punto si è disconnesso, quindi non sentivo, e sono rimasta in silenzio e ho sentito proprio, ero con me stessa e con le mie sensazioni. In quel momento, sarà per deformazione professionale, ho pensato che quella è la sensazione a cui bisognerebbe ambire, no? Ovvero la possibilità di stare con se stessi e con le proprie sensazioni senza temerle, senza cercare in qualche modo di modificarle, ma stando semplicemente con se stessi, rispettandole anche, perché tutte le volte che abbiamo dei pensieri negativi o dei pensieri che ci fanno star male o siamo tristi e noi cerchiamo di scacciare queste sensazioni, non è proprio molto rispettoso nei nostri confronti, no? Cioè, se un'altra persona ci parlasse della propria tristezza e noi le dicessimo di non essere triste, di non parlare di quelle cose, non sarebbe proprio bellissimo e nessuno di noi lo farebbe, ma poi lo fa con se stesso. Allora, dobbiamo rispettare, no, le nostre sensazioni, belle o spiacevoli che siano, perché comunque nessuna sensazione è pericolosa. Diventa qualcosa che ci fa paura nel momento in cui cerchiamo di controllarla, ci rendiamo conto che non lo possiamo fare e ce ne spaventiamo ancora di più. Per cui, paradossalmente, cercando di controllare,
finiamo per perdere il controllo. Altrimenti possiamo stare con le nostre sensazioni, rispettandole, ascoltandole. Le sensazioni vanno e vengono. Quindi dobbiamo lasciarle. È vero, Erika, quello che stai dicendo è verissimo, sottoscrivo in pieno, e in questa fase qui ci può aiutare, secondo me, anche moltissimo a volte fare un po' di ristrutturazione cognitiva rispetto a quello che noi viviamo, perché come noi ci raccontiamo questa situazione ha un profondo impatto sulle nostre emozioni e sul nostro livello psicofisico. Faccio un esempio: se io penso tutto il giorno, oddio, sono costretto a stare in casa, sono in gabbia, sono costretto a stare in casa, sono in gabbia, mi sento sempre più schiacciato. Prima diversi amici parlavano anche di tensioni muscolari, ed è proprio così, perché la tensione muscolare segue la nostra tensione psicofisica di raccontare a noi stessi. Fate attenzione, ragazzi, anche al linguaggio. Prima dicevamo appunto i media, siamo in guerra, è una situazione pesante, parliamo di problemi, cioè tutte parole che dentro il nostro sistema nervoso cominciano a innescare una serie di reazioni a catena. Cosa succederebbe se invece di pensare che sei in gabbia cominciassi a pensare che tu scegli di stare a casa per tutelare la tua salute, quella dei tuoi cari e della popolazione nazionale e mondiale, perché facciamo parte della stessa famiglia? Cosa succederebbe se tu inizi a pensare che quello che stai facendo è un piccolo sacrificio che fai per te e per gli altri, per i tuoi figli, per i tuoi genitori, eccetera? Perché a me scrivono persone ogni giorno, continuamente, che sono in preda all'ansia, all'angoscia, al panico. Ma dipende anche da quello che noi ci raccontiamo, cioè cominciamo a raccontarci qualcosa di diverso. E anche un piccolo consiglio che voglio dare agli amici: facciamoci delle domande di diverse. Cioè chiediamoci, che come giustamente diceva Erika, io alle altre persone, e come posso migliorare me stesso in questa occasione. Che ne pensi, Erika? Può essere un buon momento per la crescita personale, per il cambiamento, questo? Assolutamente. È tutta una questione di responsabilità, no? Cioè, dobbiamo assumerci la responsabilità di come scegliamo di reagire agli eventi della vita. Che siano facili, che siano difficili, molto spesso sento dire ma non è facile. Ma non è facile per nessuno. Non è facile per nessuno niente. E nessuna cosa che abbia un valore è facile. Quindi la capacità di assumersi la responsabilità, rischiare e affinare la nostra capacità di far stare bene noi stessi è una conquista, sì, difficile, proprio per questo di valore. Ok. Poi ci sono delle domande sulla scrittura. Dicono, vabbè, scriviamo e poi cosa ci facciamo? Ma è vero che non bisogna rileggere quello che si è scritto? Non bisogna mai rileggerlo? No, allora, si brucia tutto dopo. No, non si deve rileggerlo. Non si deve rileggerlo perché la scrittura è come una sorta di... È come se il veleno che la persona ha dentro fosse l'inchiostro che esce dalla penna. Per cui rileggerlo vorrebbe un po' dire riprendersi tutto il veleno. La scrittura è un metodo potentissimo per gestire l'angoscia, potentissimo per gestire anche la rabbia, ad esempio. Sì. Perché ci permette proprio di... i pensieri tenuti nella mente, oppure espressi parlandone con gli altri, si esasperano, si alimentano, diventano pesantissimi, e non sappiamo nemmeno più tanto bene che cosa effettivamente stiamo pensando. Quando scriviamo, invece, prima di tutto la scrittura è più lenta del pensiero, poi iniziamo a capire e a leggere, a vedere che cosa stiamo pensando, quali sono questi pensieri. Nella maggior parte dei casi sono i soliti 3 o 4 pensieri che nella testa però sembrano, diventano nebbiosi, no? Diventano fumosi. E ha l'effetto anche di permetterci di razionalizzare, quindi di staccarcene emotivamente, rendendoli gestibili. Quindi è molto importante la scrittura, può sembrare una cosa banale, ma non lo è per niente. Anzi,
La maggior parte delle persone di successo ha un diario, tiene un diario, scrive molto. È anche un modo per capirsi, per conoscersi, per vedere cosa bolle in pentola, appunto. Io ho talmente tanti diari che me li perdo. Scrivo un po' da una parte, un po' da una... Infatti devo fare un mega diario di tutto, perché alcune cose lavorative su una parte, altre... Comunque, ci sono anche delle domande rispetto a questo discorso della scrittura. Chiedono se è meglio scrivere su computer o su carta, No, Erika. assolutamente carta e penna, assolutamente carta e Carta e penna. penna, perché proprio i processi cognitivi che si mettono in atto quando si scrive con carta e penna sono molto diversi da quelli che mettiamo in atto quando scriviamo sulla tastiera o sul telefono. Quindi assolutamente carta e penna. E poi non si rilegge, si chiude il foglio, si mette via oppure si butta via proprio. Ok, diversi chiedono perché l'ansia, l'angoscia, salgono queste emozioni, diciamo, quando fa buio la sera prevalentemente vengono di più questi pensieri negativi e queste sensazioni qui. Ci può Non essere è una sempre così, spiegazione per te? non è sempre così, non è sempre così. Delle volte sono persone che hanno più questi pensieri, queste sensazioni la mattina, persone che ce l'hanno più la sera, però ecco, è abbastanza irrilevante nel modo poi per gestirle. Ok, stare a casa per rallentare, riuscire a godersi la famiglia, la possibilità di progettare cose nuove per il futuro e studiare molte cose nuove. Ecco, c'è tanta gente anche che ne sta approfittando per formarsi, che è quello che diciamo spesso, cioè per crescere, perché diciamo, è un'occasione per fare contatto con noi stessi, anche per approfondire, per leggere, per scrivere, per approfondire quello che altre volte non riuscivamo a fare. Poi c'è qualche domanda sulla concentrazione, sulla difficoltà di concentrazione. Qualcuno scrive: come faccio a concentrarmi in questa situazione qua? Allora, una parte del lavoro sta nel appunto gestire l'angoscia scrivendo. L'altra parte del lavoro per gestire sempre l'angoscia sta nel mantenere uno sguardo al presente, nel senso che non si può andare troppo troppo oltre, perché è chiaro che se noi guardiamo il futuro con gli occhi spaventati del presente, non possiamo che vedere un futuro spaventoso e angosciante, e questo chiaramente alimenta l'angoscia. Quindi, se è questo il motivo per cui non riesce a concentrarsi sullo studio, bisogna gestire l'angoscia. Dopodiché, non mettersi a studiare tutto il giorno, con mille distrazioni, ma decidere di dare allo studio un'ora, 2 ore, 2 ore è troppo, un'ora, senza nessuna distrazione, mettersi lì. E o studi oppure stai seduto sulla scrivania col libro davanti, senza studiare, ma stai lì, senza fare altro. Senza cellulare. Sì, certo. Quindi, perché molto spesso quando si hanno problemi di concentrazione, da un lato bisogna gestire l'ansia e l'angoscia, ma dall'altro lato, spesso, a prescindere da questa quarantena, quando si hanno problemi di concentrazione, lo si hanno anche perché. Cioè, cosa fa la persona? Inizia a stare tutto il giorno sui libri, più cerca di concentrarsi, meno si concentra. Allora, non si sta tutto il giorno sui libri, ci dedichiamo un'ora, in quell'ora lì o studi o stai seduto a guardare il libro. Se studi, sia nel caso che tu studi, sia nel caso che non riesci a concentrarti, chiudi il libro dopo finita l'ora e rimandi al giorno dopo. Può Allora sembrare ci molto rischioso, ma in realtà molto spesso basta questa piccola manovra per sbloccare un problema di questo tipo. È verissimo, confermo, lo consiglio sempre ai miei clienti e pazienti e io stesso lo utilizzo. Avere meno tempo a disposizione significa avere più concentrazione. Molte persone in questi giorni mi hanno detto: io ho più tempo in teoria, ma riesco a fare molte meno cose. Il problema è proprio questo: avere delle tabelle di marcia e sapere che io dedico mezz'ora, un'ora ad un task, ad un compito specifico e basta, paradossalmente mi fa concentrare molto meglio, molto di più, piuttosto che avere a disposizione tutta la giornata, perché poi scatta la procrastinazione, lo farò e
eccetera, eccetera. C'è Giusy che dice: sono un'infermiera, sento forte il dibattito dentro di me tra la mia parte etica, che vuol dare il proprio sostegno, e sento che dovrei essere lì sul posto di lavoro, e l'altra che invece deve dare priorità alla famiglia. Giustamente la quarantena, o meglio il Covid, ha stravolto le nostre vite, un punto di vista organizzativo, è come se dovessi sempre ritrovarmi a fare delle scelte. Beh, per chi lavora non è semplice. Anche un'altra amica scriveva questo e chiedeva come si fa a gestire le emozioni per chi lavora. Cosa possiamo consigliare, Erika, in questo caso? Cosa possiamo dire? Per chi lavora, ovvero i familiari che lavorano? Per le persone che continuano a lavorare e che devono gestire, oltre al carico normale, tra virgolette, di preoccupazione che abbiamo tutti, anche un carico aumentato, perché sono chiaramente più esposti, almeno statisticamente, ad un rischio di contagio o di contagiare altre persone. Beh, sono due situazioni un pochino diverse, nel senso che la preoccupazione comunque resta, ma se chi non va al lavoro ha a che fare col problema della noia, del rimuginare, dell'angoscia, dei pensieri catastrofici, in questo caso c'è proprio la paura giustificata di essere contagiati. Allo stesso modo, perché la paura e l'ansia e l'angoscia si gestiscono in quel modo, e prendendo precauzioni. Cioè, l'ansia, e la paura e l'ansia servono proprio a questo. Quindi ho paura di essere contagiato, sento la paura, sento l'ansia, l'ansia mi permette di attivarmi in modo da prendere precauzioni e schivare la minaccia. Quindi prendere precauzioni, quindi stare molto attenti, e dall'altro lato gestire nei modi che abbiamo detto prima l'ansia o l'angoscia, che appunto sono un po' diverse. Però nel caso in cui sia l'ansia che l'angoscia arrivino a dei livelli molto molto elevati, allora a quel punto lì è possibile che la persona non sappia gestirla da sola, e allora uno deve chiedere aiuto. Deve chiedere aiuto e di peggiorare, no? Anche. Sì, infatti questa è una cosa importante. Erika è disponibile, io sono disponibile, ci sono tanti bravi colleghi. In questa fase noi stiamo continuando a lavorare con la psicoterapia online, già lo facevamo prima, anche Erika già faceva da tanto tempo psicoterapia online, e noi siamo veterani della psicoterapia online, non abbiamo iniziato l'altro giorno col coronavirus, ma sono anni e anni. E possiamo dire tranquillamente che funziona benissimo, funziona tanto quanto la psicoterapia in studio dal vivo. Quindi, se avete bisogno poi di un sostegno psicologico, la dottoressa Erika Badalassi e anche io, i ragazzi del mio team, gli altri psicologi, siamo disponibili, quindi potete tranquillamente, insomma, rivolgervi ai professionisti. Non c'è nulla di male, di sbagliato, anzi è un'ottima occasione proprio per iniziare un percorso di crescita personale, di conoscenza e di gestione non solo di questa situazione, ma anche in generale della propria vita. Poi ci sono commenti entusiasti, Erika, rispetto a quello che hai detto, ci sono persone che dicono che sei molto, molto brava, molto preparata, è verissimo, verissimo, la dottoressa Badalassi, è sempre un piacere chiacchierare con te, Erika. Perché ci dai un sacco di una persona che ho visto che c'è una persona che ha scritto che gli era piaciuto la tecnica del vedremo, che io penso si riferisca, perché ecco, non esiste come tecnica, ma penso che si riferisca ad una cosa di cui avevo parlato in un video. Sì. Ecco, quella è un po' un'altra situazione, non è tanto il pensiero catastrofico, il rimuginare, e non è neanche tanto una questione di paura e ansia. Quello è un altro meccanismo, ed è il meccanismo per cui abbiamo un dubbio che è molto impattante a livello emotivo, e noi cadiamo nella trappola di cercare di sciogliere questo dubbio. Quindi ci poniamo la domanda: e se mi ammalassi? Lì iniziamo a cercare le risposte, ma più cerchiamo le risposte, più ci intrappoliamo nel meccanismo. Questo perché? Perché
Queste domande sono domande che non hanno risposta, che tecnicamente si chiamano indecidibili. Per cui, se io cerco di rispondere ad una domanda che non ha risposta, la risposta stessa apre la porta a nuove domande, e poi a nuove risposte, e poi ancora a nuove domande, intrappolandomi in un vortice senza uscita di domande e risposte, dal quale è il tentativo di rispondere che dà forza e potere alla domanda, stavo cadendo il telefono, che non è legittima. Che non è legittima, perché non ha risposte. Quindi io, se io cerco di trovare risposte ad una domanda che non ha risposte, lì mi costruisco la trappola. Allora, in quel caso, quello che dovremmo fare di fronte a domande indecidibili è proprio bloccare le risposte. Blocco la risposta per inibire la domanda. Quindi ogni qualvolta mi viene in mente, perché le domande vengono, le domande indecidibili vengono, e se mi ammalassi, e se mi succedesse questo, e se facessi quell'altro, ok, le domande vengono, le domande stupide, no? Senza risposta, vengono. E il punto è che nella maggior parte dei casi non cerchiamo di trovare una risposta, no? Non ci illudiamo di poter fare un ragionamento perfetto che ci dia la certezza che quello possa non succedere, no? Nel momento in cui ci olvidiamo di farlo e iniziamo ad innescare quel meccanismo di domande e risposte, ecco, va bloccato, bisogna bloccare le risposte. Bloccando le risposte, nel tempo inibiremo le domande. Quindi ogni qualvolta ci viene una domanda indecidibile, quindi se mi ammalassi, se facessi questo o quello, la risposta deve essere vedremo. Deve essere lapidaria, deve essere una risposta secca che blocca in partenza tutto quel circolo vizioso che altrimenti poi alimenta il problema, perché più vado alla ricerca della sicurezza, più trovo insicurezza. Benissimo, bello, 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 molto, molto interessante, come sottolineano anche gli amici. Veramente potremmo stare qui tutta la notte a parlare di queste tematiche, che sono veramente molto, molto belle. Allora c'è Nino che dice: una volta quando mi mettevo sui libri mi concentravo, adesso invece ho la sensazione di sentirmi fuori dal mondo. Come faccio a superare questa sensazione, tutto ciò? Ma non so cosa intenda per sentirmi fuori dal mondo. Ma infatti non lo riesco a capire neanche io tanto bene. Probabilmente forse è lo stesso discorso che dicevamo prima, c'è una difficoltà a concentrarsi che molta gente sta sperimentando in questo momento. Per questo, esatto, ti può essere utile, Nino, in questo caso utilizzare la tecnica della scrittura di cui parlavamo prima, perché in effetti quando siamo un po' pieni, troppo pieni di pensieri, di preoccupazioni, non riusciamo a concentrarci, no? Abbiamo prima bisogno di svuotare la nostra, di svuotare il sacco, di svuotare la nostra mente e poi concentrarsi. Oppure ad esempio a me capita che quando non riesco a concentrarmi su un qualcosa di cognitivo mi metto a fare qualcosa di manuale o a suonare un po' la chitarra per poi ritornare successivamente, quindi a volte funziona questo meccanismo. Sì. Ok, Erika, ci sono altre domande che vedi alle quali vuoi rispondere? Se no ci avviamo ad una chiusura. Allora, ho visto qua una domanda che ora non riesco a ritrovarla, comunque in sostanza chiedeva come si fa a stare vicino ad una persona depressa. Cioè cosa bisogna fare per aiutare una persona depressa? Vabbè, non la ritrovo. Comunque questa era la domanda. Allora, il punto è che ognuno ha il suo percorso, ha i propri tentativi di felicità, ha le proprie risorse, i propri limiti, fa i propri errori. E non possiamo sostituirci in nessun modo, per cui se una persona è depressa, non vuole farsi aiutare da uno specialista, diciamo che dobbiamo sapere cosa non dobbiamo fare. Non dobbiamo cercare di convincerlo a farsi aiutare, perché più cerchiamo di convincerlo, più in realtà la persona farà resistenza. Non sarebbe bene evitare cercare di spronarlo, che è una cosa che
viene automatica, no? Quindi cercare di spronarlo, esci, dai, tirati su, perché fa un effetto opposto, opposto. E fa sentire la persona ancora più incapace di stare bene. Perché è chiaro che una persona depressa lo sa anche da solo che dovrebbe uscire, dovrebbe cercare di svagarsi, dovrebbe distrarsi, lo sa anche da solo. Il problema è che non ci riesce. Allora, cercare di spronarlo servirebbe solo a farlo sentire più incapace. Allora, quello che si può fare per aiutare una persona depressa è esserci, quindi stargli vicino, fargli sapere che ci siamo, ma senza cercare di aiutarlo nel momento in cui non ci sta chiedendo aiuto. L'aiuto si dà solo nel momento in cui ci viene richiesto. Nel momento in cui non ci viene richiesto, l'aiuto danneggia, perché appunto alimenta ancora di più la resistenza della persona. Quindi dobbiamo evitare di peggiorare. Star vicino alla persona, facendole sentire che ci siamo qualora ci chiederà aiuto, senza però cercare di aiutarlo, insomma, senza cercare di aiutarlo secondo, ecco, le nostre convinzioni. Ecco. Di sostituirci magari alla persona, certo. Poi, nessuna sensazione pericolosa, ok, ecco. Esatto, nessuna sensazione pericolosa. È questo il problema della maggior parte delle persone che poi si intrappola negli attacchi di panico oppure nell'ansia continua molto molto invalidante, che appunto non perde la capacità di lasciar fluire le proprie emozioni. A un certo punto prova delle emozioni per le quali si spaventa, cerca in un certo qual modo di reprimerle e lì manda in tilt l'organismo. Però dobbiamo ambire proprio a riuscire a rispettare noi stessi, lasciando fluire le sensazioni, che le sensazioni vanno e vanno per natura, così come i pensieri. Non sono né pericolosi né problematici, e nella maggior parte dei casi sono utili. Il problema si innesca solo e soltanto nel momento in cui noi vorremmo controllare per ridurre per aumentare i pensieri e le sensazioni. Questo vale anche con le sensazioni positive. Se io sono davanti a un tramonto e penso a quanto è bello quel momento e cerco di emozionarmi ancora di più, ecco che in quel momento io perdo anche quell'emozione che stavo vivendo in quel momento. Le emozioni e i pensieri, se noi si cerca di controllarli, otteniamo esattamente l'effetto opposto. È lì che andiamo in tilt. Però di per sé, se non li lasciamo fluire, no, assolutamente non sono pericolosi, anzi, ed è una forma di rispetto nei nostri confronti. Benissimo, benissimo, quindi non abbiamo paura né delle nostre emozioni né dei nostri pensieri, ma lasciamoli fluire, non blocchiamoli e non soffermiamoci eccessivamente sulle domande disfunzionali, sulla rimuginazione mentale, ma cerchiamo appunto di utilizzare tutte le tecniche che ha iniziato a illustrarci la dottoressa Erika Badalassi. Benissimo, cari amici. Allora, avviandoci ad una conclusione, Erika, voglio chiederti, insomma, i tuoi riferimenti, i tuoi recapiti, e poi, insomma, invitare successivamente gli amici alle varie iniziative di questa settimana e della prossima. Beh, allora, ovviamente ho un sito internet, per cui il mio sito internet, la mia pagina Facebook, tanto sempre Erika Badalassi si chiamano in tutti i casi, quindi sia il sito, sia la pagina Facebook, sia Instagram. Quindi non si sbaglia, sempre quelli Non sono. potete sbagliare, benissimo, ottimo. Ok, grazie Erika per i tuoi consigli così preziosi e importanti. È sempre un Grazie a voi. piacere averti qui. Vi ricordo, amici, che questa live trovate la registrazione di questa diretta all'interno della community PsyLife. Quindi, se non siete iscritti, potete iscrivervi dal sito www.psylife.it. E all'interno del sito trovate diversi materiali che stiamo dando di supporto proprio per superare questa crisi emotiva che molti di noi, molti di voi stanno vivendo. E quindi c'è un videocorso gratuito proprio con un decalogo per riuscire a gestire al meglio la quarantena. C'è il Relax Lab, il modulo sulla respirazione.
Abbiamo anche istituito uno sportello per sostenere chi sta sostenendo, chi è in prima linea, quindi medici, operatori sociosanitari. E vi ricordo che partono una serie di live, stiamo portando avanti un ricco palinsesto, quindi giovedì siamo con la dottoressa Francesca Scaglione. E adesso qui sta per cadere la linea in Instagram, che abbiamo sforato il tempo. Quindi sono gli ultimi secondi proprio per salutarvi e per darvi appuntamento all'interno della community PsyLife per tutti gli aggiornamenti. Ciao, buona vita!